Grazie, buonasera a tutti. Andrea ha già detto, diciamo, l'essenza dell'idea. Tutto è partito dalla passione che abbiamo per questa città, perché ci siamo ritrovati e abbiamo detto sì, è vero, questo tipo di realtà c'è già nelle grandi aree metropolitane, però manca completamente nei piccoli centri. Quindi l'idea è quella di portare, quindi di pensare globalmente, ma agire localmente. Tutti noi abbiamo viaggiato nel mondo, alcuni hanno viaggiato tutti e 5 continenti, magari vedendo cose interessanti per poi scoprire che l'idea giusta è a 50 metri da casa, oppure la persona di talento che io stavo cercando è il mio vicino. Questo fino a prima non era molto possibile perché era molto difficile trovare i talenti, adesso con internet e con le tecnologie tutto questo è molto più facile. Tenete anche presente che un imprenditore, un giovane che vuole avviare un'attività oggi deve sostenere dei costi molto elevati, mentre in uno spazio come questo, con pochissimo, quasi 10 volte meno uno studio normale, uno può cominciare a mettersi alla prova e soprattutto non essere solo, perché molte volte chi ha delle idee si trova ad essere solo e non riesce a svilupparle. L'idea è appunto di creare qui un piccolo ecosistema che aiuti giovani imprenditori di talento o persone che hanno delle idee importanti a svilupparle, farle crescere e metterle poi nel circuito dell'economia. Questa è un po' l'idea. Detto questo, passerei la parola ad Alessandro, perché non mi voglio annoiare con discorsi pomposi, sono uno molto concreto e mi piace passare ai fatti, quindi lascio ad Ale il compito di presentare poi il comitato.